Arte, solidarietà, prevenzione, beneficenza. Questo e molto altro è stata l'iniziativa organizzata dal Lions Club Catanzaro Temesa, presieduto da Roberto Giuliano, per ricordare Giovanna La Cava Gattola, una donna, una madre, una professionista, ma soprattutto una socia, che ha messo l'interesse per gli altri, specialmente i più bisognosi, al di sopra di ogni altra cosa. L'arte è cuore, l'arte è passione, solidarietà chiaramente è cuore. Con quello che abbiamo voluto dimostrare noi oggi, innanzitutto esaltando una grande Lions, Giovannina La Cava Gattola, che è la madre del nostro governatore, che è stata una persona che ha fatto grande beneficenza e opere caritatevoli, era anche un artista, e questo ci ha condotto a creare questo premio dedicato ai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, che hanno fatto un componimento sulla solidarietà. Con il premio che diamo acquisiamo questa opera. Questa opera viene messa poi in una riffa di beneficenza con la quale abbiamo deciso di devolverlo alla LCIF, che è il braccio caritatevole dei Lions, e inoltre anche ai cani guida. Ma non solo, abbiamo fatto attraverso una raccolta di fondi nelle scuole quant'altro per poterlo dare alla nostra diocesi per fare anche carità pratica diretta. E altrettanto, voglio dire, lo faranno i Lions con la loro LCIF. Voi oggi avete parlato di solidarietà e arte, ma avete fatto anche un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle malattie rare. Certo, le malattie rare, tante, numerose, pochi casi, non si investe nella ricerca in questo senso, non hanno farmaci, non hanno un farmaco a cui affidare la loro speranza di vita, ma le malattie rare devono sapere le persone che il 90% non hanno nemmeno la esenzione alla spesa sanitaria, quindi devono pagare totalmente di loro carico, diciamo, anche gli esami che possono essere per loro vitali e di monitorizzazione. Allora, parlare di malattie rare è solidarietà, e una parte dei fondi vanno anche a questo.